Carissimi amici della Pagonotomia, buona domenica. Oggi, come vedete, video con telecamera nuova perché ho avuto in questi giorni, questa settimana, dei problemi con la telecamera, con la cam, perché io prima utilizzavo una certa cosa che però non andava più bene. Vedete lo sfondo che è distorto perché adesso mi sono munito di una videocamera per poter gestire la distanza che è molto ridotta. Tra me e l'obiettivo, e quindi speriamo che vada bene, insomma. Volevo fare questo video ad Halloween, ogni santi, ma è abortito perché lo strumento che utilizzavo non andava bene. Speriamo che questa rasatura funzioni. Passiamo subito al sodo. Oggi è un rosario particolare, una cosa un po' inglese, no? Anzi, molto inglese. Il Wing. Rose, Win Rose, non Slant Bar, lama obliqua. Ma perché? Perché vedete che è proprio fatto con una lama che viene poggiata sul pettine obliqua. Noi siamo abituati a un concetto di Slant Bar diverso. Lo Slant Bar per noi, generalmente, nella nostra, diciamo, abitudine, è quello in cui il pettine curva la lama. Ad esempio, tanto per dire una, questo è l'Icon B. Uno slant, no? Vedete come il pettine curva la lama proprio, la piega, no? Infatti si sente quasi il clac quando si serra il pettine. Invece in questo caso si tratta di lama obliqua. Tra l'altro, rasoio pesantissimo, manico in acciaio inossidabile, testa alluminio ottone, credo. Vedete che è proprio uno scivolo sul quale la lama si appoggia. Con cosa normiamo? Qui io mi c'è un brufoletto, quindi il rischio che si rompa. Io dico subito che potrebbe anche darsi che si rompa, perché purtroppo quando è così, nonostante l'attenzione che si può fare, armiamo con una lama efficace, armiamo con una Kai, che è l'unica cosa non inglese che usiamo in questa rasatura. Perché preferisco una lama efficace? Perché essendo questo rasoio difficile da gestire, io l'ho usato pochissime volte, una o due. In questi casi è meglio avere una lama che funzioni. Perché se abbiamo una lama che diciamo un po' meno efficace, secondo me facciamo più fatica. Anche se dobbiamo impegnarci, vedete? Appoggiamo la lama al copri. Il copriletto e serriamo. Vedete che solo da una parte funziona, no? Ecco. Adesso manico, acciaio inossidabile molto pesante. Ed ecco l'armata. Vedete? E la mano obliqua. Crema. Qui ho trovato una chicca, secondo me. Cioè, poi magari voi la conoscete già. Kept Fosswet. Inglese, con la sua chiave. Questa è una chiavetta che serve ad arrotolare i tubetti. Fatta, ovviamente, è una riproduzione, non è in stile ottocentesco, no? Come funziona? La si inserisce così, spero che si veda, e poi si uniformemente la crema si arrotola. Kept Fosswet Shaving Cream. Allora, questa è una crema inglese con emollienti naturali, dice ovviamente floreale, io l'ho già provata, floreale, ma non quel floreale pacchiano che troviamo in certe creme. Questo florale raffinato, elegante, è infatti una crema molto costosa, devo dire, io mi sono tolto un piccolo sfizio, l'ho vista in una vetrina, l'ho presa. Allora, per rimanere sempre in Gran Bretagna, ovviamente ho messo a bagno un grande classico della Chubby 2 sintetico della Simpson. Montiamo a questo punto direttamente in viso. Proviamo, insomma. Intanto mi bagno il viso. Qui, ma speriamo.
barba di 3 giorni, non faccio pre-barba. Allora, prendiamo, qui c'è il tappo, non importa. Ok, dammi qualcosa, mi fanno notare. Girando, ecco, che avete visto? Io sto girando la mia manovella e la crema. Ecco qua, io direi che può bastare. E facciamo metabolizzare dal ciuffo questa crema molto delicata. Sì. Oh. E quel floreale, iniziamo. Tanto aggiungo anche acqua, ovviamente. Quel floreale delicato. Montaggio efficace. È bastata pochissima acqua in questo montaggio in viso, che in inglese si chiama face lettering, e in italiano si chiama all'italiana, o montaggio in viso, che a molti viene preferita la ciotola. Io devo dire la verità, amo la ciotola. Però De gustibus. Quando si parla di pogonotomia, non c'è una regola precisa. Molto protettiva, eh? Molto burrosa. Addirittura troppo. Fragranza delicata. Floreale, non pacchiana, molto molto British. Allora adesso iniziamo con questa ghigliottina, perché poi questo Queen Rose è pronto ad essere una ghigliottina. Quindi io sarò molto attento. Eh sì. Lama molto molto presente. Allora, la lama si sente molto. Non so se lo sto usando nella maniera corretta, perché l'attacco l'angolatura dell'attacco forse è sbagliata, non lo so, dico per dire. Ma efficacissimo. Però cioè incisivo, non lascia margini. Qui al tatto, al contatto con la pelle, si sente già che la rasatura è profonda. E tenete presente che questa crema, che Fosswet, è molto protettiva, quindi a volte non ho niente da dire. Però adesso qui devo stare molto attento sul profumetto. Mano delicata. Ecco, l'unica speranza è quella, eh? Qualcosina, no. Forse ha detto. Il primo impatto, eh? Cerchiamo un attimo, perché ha accumulato molta crema. Testa molto grande.
qualche difficoltà. In zona Baffi, ma niente di che. Puliamo bene. Qua non c'è barba. Boh, direi che questo aretto facciamo un pelo obliquo. Allora, effettivamente col viso ripreso il montaggio, effettivamente è efficace, non è facilissimo da usare. Il red point è dietro l'angolo, cioè c'è sempre l'impressione di camminare, ecco, bisogna rimanere in tema sul filo del rasoio. E non escludo che succeda, cioè nel senso che non lo considererei, come dire, perché è un rasoio che necessiterebbe di un allenamento, secondo me, perché è completamente diverso da quelli che usiamo di solito. Vedete che la Capit Phosphate tiene bene anche al secondo montaggio, non ho aggiunto crema, ha fatto un secondo montaggio completamente pieno. Per l'obliquo. Qua, attenzione, vaporetto. Scorre un po' meglio, però è perché ha portato via tutto praticamente in prima passata, no? Bisogna stare attenti lo stesso. Diciamo che c'è un red point qua, è capitato, ragazzi, succede. Timore reverenziale non lo nego che esiste, perché parliamo di un rasoio comunque particolare. Rifiniamo un attimo questo obliquo dove manca, dove c'è ancora un po' di crema. Qui un piccolo di poi, vedete? Ragazzi, è capitato. Ecco qua. Ok, io direi che al contatto non ci vuole niente. Andiamo con un contropelo veloce, così poi vediamo anche come si usa l'allume di rocca. Allora, dai. Regge ancora la crema, eh? Montaggio pieno, eh? E non l'ho allungato con acqua, solo ho usato l'acqua tutto il viso. Dedicati qui. Ecco qua.
Ok, direi che ci siamo. Abbiamo preservato il purè, ma è scappato il rancore. Allora, a questo punto, cosa facciamo quando è così? E qua. Un punticino qua. Cosa facciamo quando è così? Una cosa molto semplice. Prendiamo l'allume di rocca. Lo bagniamo. E lo passiamo nella zona del red point. Dovrebbe aiutare a cicatrizzare subito. Intanto io sciacquo il pennello. E andiamo di aftershave. Aftershave. Mettiamoci un inglese, siamo in Inghilterra, quindi Baioléa di Penarigos, grandissimo livello, è qua, qua siamo su livelli eccellenti, un po' come la crema. Anche qua siamo su floreale andante. Molto 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 raffinato, eh? Ecco. Allora, cosa dire? Non ci sia ancora un po' di allume sul red point. Cosa dire di questa rasatura? Rasoio in rose. Sicuramente è un rasoio che non è, diciamo, ordinario, è un rasoio chiaramente complicato, però è un esperimento, insomma, è un bel pezzo, chiaramente non è da tutti i giorni, ogni tanto si può fare. Bisogna prenderci bene la mano, bisogna capire bene gli angoli, gli attacchi, insomma, è diverso da quelli che usiamo generalmente. E infatti ha prodotto il red point. Per anche mia disattenzione, perché dove sono attento che era più facile che si verificasse, non si è verificato, quindi è colpa mia sicuramente, ma perché sono abituato a altri tipi di teste, quindi questa è bastata un minimo, una minima registrazione, ed ecco che il red point, che adesso poi sì che cicatrizzerà, è semplicemente un puntino, solo che è un punto dove c'è molta vascolarizzazione. La crema ottima. Kate Fosworth, chiaramente con la sua chiavetta, insomma, grande eleganza nella forma e nella sostanza. Chiaramente molto cara, insomma, io la consiglio a chi se la può permettere, chi vuole provare un'esperienza con un prodotto che non è, diciamo, di ordinaria amministrazione, evidente. Così come non è di ordinaria amministrazione il Penarios, che tanti conoscono, insomma, è una marca di profumi inglese molto molto raffinata, molto elegante, molto esclusiva, che infatti ho anche l'abbinamento con l'eau de toilette, che è questa, anzi, questo è un eau de toilette, che ovviamente è molto piccolo, insomma, però sono prodotti di grandissima qualità. Bene, io che dire, vi ringrazio, spero che la telecamera funzioni, anche perché purtroppo tante soluzioni che ho provato alla fine questa è quella che mi sembra migliore. Vi ringrazio, grazie dei like, grazie delle iscrizioni al canale di YouTube e ci vediamo domenica prossima con la prossima rasatura che vi anticipo che sarà all'italiana. Buona domenica!